Quindi ovviamente il ruolo dei mercati finanziari è cambiato in un modo quantitativo perché ormai i mercati finanziari sono, cioè il turnover di valore sui mercati finanziari è enormemente superiore a quello che accompagna la circolazione delle merci. Si dice che per ogni dollaro che accompagna la circolazione delle merci, circa 50 dollari accompagnano, girano invece sui mercati finanziari, quindi è una sorta di... La natura del processo produttivo è anche il processo di consumo dentro all'economia dell'informazione. E si presta benissimo alla finanziarizzazione. In una catena di produzione globalizzata, altamente flessibile, ci sono tantissime piccole aziende che si relazionano l'uno all'altro. Queste relazioni sono dotate di alti livelli di flessibilità, alto livello di rischio, e tutte queste relazioni sono poi finanziarizzate, nel senso che ogni azienda vende le proprie fatture ad un intermedio finanziario che usa queste fatture per emettere un titolo finanziario, per cartolarizzarli in un modo o all'altro e che poi entra dentro ai mercati finanziari. L'occupazione in crescita più assoluto nel territorio milanese dopo l'assistente di negozio, il commesso. È il tipo col furgone, tipo col furgone che ha preso un mutuo per comprare il furgone, con la partita IVA va in giro e fa logistica per garantire la flessibilità e la just in time dell'economia e del commercio. Il furgone è comprato sul mutuo, questo mutuo qualche banca lo ha usato come base dell'emissione di un titolo finanziario che è una cartolarizzazione della produttività della vita di questa persona. Questo c'è, cioè, in Italia la situazione è un po' anomala perché tutto è anomalo in Italia, però anche perché le famiglie italiane hanno dei risparmi molto alti, quindi spesso le case sono comprate senza mutuo, però nel Nord Europa, negli Stati Uniti in particolare, in Inghilterra, la privatizzazione della casa e le ondate di speculazione immobiliare degli ultimi 10 anni è stata fondata su una enorme estensione del mutuo alla casa. E tutti questi mutui sono anche stati cartolarizzati e la base delle emissioni di titoli. La stessa cosa per l'indebitamento delle famiglie: ormai l'indebitamento delle famiglie americane è a un massimo storico, e gran parte di questi indebitamenti sono i debiti di consumo, cioè nel senso che è un po' l'abitudine quello lì di consumare prima e guadagnare dopo, consumare con del credito al consumo, usando le carte di credito, che poi diventa anche questa una base per la cartolarizzazione del credito per uno. Quindi in qualche modo si ha tutta una serie di processi, una sorta di bios produttivo dove non si distingue bene fra produzione e consumo, perché anche i processi di consumo sono effettivamente produttivi perché contribuiscono alla creazione di brand, alla creazione di attenzione intorno alla marca, eccetera. E poi ci sono tutta una serie di meccanismi più sofisticati dentro la quale quello di cui solitamente si parla sotto il nome Web 2.0, di cui possiamo parlare dopo, dove processi come mantenere i contatti con le vecchie fidanzate del liceo, eccetera, diventano effettivamente qualcosa che valorizza gli investimenti di Facebook, oppure partecipare in delle comunità di fans di Harley Davidson, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi meccanismi, questa sorta di vita un po' fluida, che è lavoro, che è consumo, che è interazione, che è altre cose. Crea valore in tutta una serie di modi molto più diffusi e molto più socializzati del prima, e questo valore viene collegato ai mercati finanziari tramite una fitta rete di punti di contatto che possono essere la cartolarizzazione del debito sulla carta di credito, sul mutuo, sul furgone, sulla fattura che emette la fabbrica in cui lavori verso l'altra fabbrica, eccetera, eccetera, e viene, no, aspirato, una sorta di una grande aspirapolvere sui mercati finanziari, dove circola a livello globale. Questo più o meno è l'asse portante del capitalismo cognitivo. Il punto importante con questo nuovo ruolo dei mercati finanziari, che non hanno solo il ruolo di distribuire il valore prodotto in questa
vita produttiva, questo bios produttivo, ma hanno anche sempre di più il ruolo di determinarle il valore. Perché nell'economia industriale la determinazione del valore della ricchezza prodotta avveniva secondo dei sistemi standardizzati che seguivano le regole centrali, no? Essenzialmente una misura della produttività del tempo di lavoro. Questa sorta di regole, forme di misurazione del valore della ricchezza prodotta, giocano un ruolo sempre più marginale. Adesso, sempre di più, tornando alla media dei Standard & Poor's 500, 70-80% del valore di mercato di queste società globali, multinazionali, adesso parliamo di cose come Procter & Gamble, Apple, General Motors, eccetera, eccetera, sono coperti dalle risorse intangibili. No, le risorse intangibili sono essenzialmente immisurabili, nel senso che non c'è una metodologia comune stabilita per misurare il loro valore. Il loro valore viene invece determinato in dei processi di deliberazione, in delle forme di pubblici. Adesso probabilmente gli Habermasiani qua presenti vengono dei brividi perché non si possono parlare dei mercati finanziari come pubblici o sfere pubbliche, però invece secondo me effettivamente è così, perché se uno guarda un po' ci sono tutta una serie di studi empirici su questa cosa, il modo in cui viene determinato il valore di una società come Amazon Com o anche una società non basata sul web come Apple, per esempio, per non parlare di Facebook, che poi è un altro tipo di esempio ancora più eclatante, il fatto che queste società hanno un valore tangibile, nell'esempio di Amazon Com, intorno al 20%, nel caso di Apple intorno a 40%, nel caso di Facebook intorno a forse 1%, no? Cioè dei valori. Scusa, in che senso, non so se sicuramente sono magari solo io, non capisco, in che senso solo tot per cento di valore tangibile, cioè fuori dalla bolla speculativa, diciamo, No, non è necessariamente una bolla finanziaria, speculativa, ma per esempio cioè l'indotto reale, non sì, capisco. cioè, no, non è neanche una questione di termini come reale, che poi sono termini un po' novecento, non reali. No, cioè, Apple ha un valore di borsa intorno a 60 miliardi di dollari, no? Intorno a 25 miliardi di questi dollari sono misurabili secondo i sistemi di misurazione stabiliti della contabilità industriale. Questi sono i valori tangibili. Gli altri non sono misurabili secondo nessun sistema, cioè non esiste una regola contabile per misurare il valore di queste cose. E queste sono i cosiddetti risorse intangibili. Ovviamente che non ci sono le regole o dei sistemi comuni per stabilire il valore di una cosa come un brand, o di una cosa come la capacità di una società ad essere innovativa, non vuol dire che questo valore non viene stabilito, perché in qualche modo viene stabilito, no? E viene stabilito in un processo di deliberazione, in un processo nella quale un pubblico di esperti che possono essere analisti, strategi di grandi banche di investimento, grandi investitori, eccetera, eccetera, discutono fra di loro qual è il valore dell'Amazon Co. E arrivano a un'interpretazione comune alla fine, che è un processo di deliberazione. Questo vuol dire che in qualche modo dentro all'economia cognitiva, dentro al capitalismo cognitivo, ci sono dei pubblici che determinano il valore delle risorse strategicamente più importanti. Questi pubblici operano in gran parte sulla base di stime della reputazione. In questo senso, un brand non è semplicemente un modo di creare una convenzione che sopporta la valutazione da parte dei consumatori di un bene di consumo relativa ad un altro, cioè non è semplicemente una convenzione che sopporta
che sopporta il fatto che molti consumatori sono disposti a pagare il doppio per un computer Macintosh rispetto ad un computer senza hardware, no? Ma è anche una convenzione che è in grado di sopportare delle valutazioni finanziarie. Cioè, infatti, a mio avviso, la funzione più importante del brand non è tanto la sua capacità di sopportare, cioè non è tanto in relazione al mercato di beni di consumo, cioè non è tanto la sua capacità di fondare delle valutazioni da parte dei consumatori, ma il brand sta diventando sempre di più una risorsa finanziaria, cioè la sua funzione principale è quello lì di funzionare come una base di convenzioni che sono in grado di supportare delle valutazioni delle risorse intangibili di una società di questo tipo, no? Questo esempio è forse ancora più chiaro nel caso di City Branding, no? Si conoscete che negli ultimi 10-20 anni tutta una serie di società, di città post-industriali nel nord Europa, particolarmente in Inghilterra, hanno cercato di trasformarsi in città creative con delle strategie di city branding. C'è l'idea ovviamente ideologica dietro a questa cosa era che trasformare la città in una città creativa dovrebbe attirare membri della classe creativa e quindi aumentare il numero di imprese e società creative e quindi aumentare la produttività immateriale dell'economia della città. Invece le ricerche empiriche mostrano abbastanza chiaramente che l'unico veicolo nel quale investimenti in city branding sono stati realizzati è stato il mercato immobiliare, perché essenzialmente se tu riesci a trasformare Hull da una sorta di inferno post-industriale dove piove sempre in the Venice of the North, come era l'idea del, no? Infatti c'era anche una proposta di far inondare il centro di Hull di acqua in modo di farlo assomigliare più a Venezia, eccetera. Allora riesci ad aumentare effettivamente i valori immobiliari nella città di Hull, no? O ancora di più, lavorando sul quartiere, quando tu sei in grado di trasformare Hoxton nell'East End di Londra da un posto malfamato abitato da white trash e spacciatori di droga in un posto creativo dove vivono gli artisti e dove voglio vivere anche gli hoppies della City di Londra, allora riesci a creare una convenzione che dice che il valore dello studio a Hoxton è tre volte superiore a quello di nell'altra parte di Hackney un po' più fuori. E questa è la funzione del brand in un certo senso, no? Come qualcosa che è in grado di dare sostanza a quello che non ha sostanza, di dare una sorta di appoggio alla deliberazione, al processo di deliberazione nella quale queste decisioni sul valore vengono fatte.